Salve a tutti ragazzi e bentornati da Peggio Mezzanotte con un altro episodio di God of War. Beh ragazzi, se non sbaglio stavamo cercando un cinghiale l'ultima volta. E ragazzi, oggi cerchiamo di portare a termine la caccia. Lo so. Vediamo. Gomito alto, mano ferma. Rilassati, preciso e senza fretta. Sì! Non lo perdere. Grande Atreus. Va bene, non è perfetto. È un ragazzo, può capitare. Va bene, ragazzo. Raga. Oh, e dove è andato? Ehi! Dove sei? Presto, padre! Cavolo! No, mi sa che abbiamo sbagliato strada, raga. Non è questa la strada, forse è questa. Andiamo. Atreus! Sta rallentando! Oh, però se me la stata sbagliata, scusate! Aspettami! Atreus! Atreus! Non sapevamo che fosse tu. No, è solo mio amico. Il ragazzo seguiva un mio ordine. Allora, dai una mano. Tieni premuto qui. Tieni, ho detto, perde sangue. È l'ultimo esemplare del regno e voi lo abbattete. È stato per fame. Pratica di tiro. Pratica di tiro. Mi dispiace tanto. Tieni ben premuto. È colpa mia. Dovevo tenerlo d'occhio. Morirà. Non lo permetterò. Tu, la freccia ha danneggiato un'arteria. Trova le estremità e tienile strette. Certo, sicuramente. Sì, sì. A sinistra, afferra e stringi. Ora a destra, stringi forte. Così, ora uniscile e allineale. Sonna. Foca. Data? È una maga quindi questa. Tu sei una strega. Una strega. Io non posso curarlo qui. La mia casa è là, dietro quegli alberi. Ce lo porteresti tu. Non deve morire. Va bene. Bene, sembra stabile e calmo per ora. Greida. Questa è veramente una strega. Va bene ragazzi, portiamo questo cinghiale alla casa della nostra della strega. Quell'arco non è un po' troppo grande? L'ha fatto mia madre per quando crescevo. Non ti ho mai visto qui. Le mancherà molto non averti a casa. Non è morta. È morta. La portiamo sul monte più alto dei regni. Cosa? L'ho chiesto lei. Ehi. Mi dispiace tanto. Sì, meglio non dire proprio tutto quello che dobbiamo fare. Potrebbe ostacolarci con i poteri che ha. Eccoci. Vivi in un albero? Non dentro. Sotto. Hamala! Guarda! È a posto! Ah,
una tartaruga gigante su cui cresce un'altra. È buono? Ragazzo, te l'assicuro, è buono. Molto buono. Veloci. Poggia la terra sul simbolo. Tienilo fermo. Vivi da sola? È meglio per me. Già, neanche a mio padre piace la gente. Ragazzo. Beh, è vero. Tienilo fermo, se no si farà male. Così. Tranquillo. Mi servono due cose. La radice rossa che cresce dietro la casa. Me ne porteresti un po'? Va bene. Che altro? Io. Lo so che sei un dio. Siamo un dio. Non di questo regno, ma non c'è ombra di dubbio. Lui non lo sa, vero? No. Della tua vera natura? O della sua? Questo non ti riguarda. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Io lo so. Quando ti troveranno, e lo faranno, ti renderanno la vita difficile. Il ragazzo ha delle risposte. Questo è un problema mio. Qualsiasi segreto sia, non lo proteggerai per sempre. Ma hai ragione. Questo non mi riguarda. Mi serve il crescione dei prati. È in giardino i petali bianchi. Solo una manciata. D'accordo. Bene. Crescione dei prati. Vabbè ragazzi, andiamo a prendere ciò che ci ha chiesto la strega. Posto molto pacifico. Non credo sia qui, o c'è un doppio pesce. Non credo nemmeno. Lì sarà il ragazzo, quindi. Mi piace. Lei vive sotto una tartaruga. Sei troppo aperto con lei. Non so se possiamo fidarci. Infatti. Non ha provato a ucciderci? No. Per ora. Infatti, bravo, bravo. La pensiamo allo stesso modo. Vabbè raga, vediamo che cosa sarà da quella parte. Probabilmente sarà là quella cosa più. Vediamo. Va bene. Possiamo andare. Torna da te. Let's go. Let's go, raga. Ti serve questo? Mi è caduto. Quando inseguivi quell'animale. Devi stare più attento. Ma cosa mi succede? Se l'avessi perso. Ma tu l'hai perso. L'hai perso. Infatti. Ci starò più attento, Dorian.
proprio quello che mi serve. Ora si salverà. Sì. Allora noi partiamo. Aspetta. Non senza questo. Vuoi la solitudine? Questo simbolo vi nasconderà da chi può ostacolare il vostro viaggio. Sì. Luina. Luina. Emily. C'è una scorciatoia sotto la casa che vi porterà fuori da questo bosco. Seguite questo sentiero e poi la luce del sole. Ci rivedremo. Se e quando lo desidererai. Su, Bajor. Vai, ragazzo. Beh, grazie per l'aiuto e per il passaggio. Ok, adesso abbiamo anche una bussola. Ok, tipo... Ok, perfetto. Una barca! Sì, ma vuoi vedere che non sta nessuno? Ostacolare. Ecco, beh. Sopra di te! Occhio! Mamma me ne parlava spesso. Non pensavo potessero essere reali. Incubi? Sì, causano incubi alle persone. O forse sono loro stessi. Non mi ricordo. Vorrei poterglielo chiedere. Il momento della verità. Talismano. Ma non abbiamo nessuno, quindi potrebbe esserci utile. Di là! Ora arriveremo presto alla montagna. Non mi sembra vero che sono qui a fare tutto questo. Pensavo non sarei mai uscito dal bosco. Talvolta dal letto. Non incolparti della tua malattia. Sì, lo so. Volevo solo dire che è tutto fantastico. Potrebbe non essere una malattia. Ecco la montagna. Guarda come siamo vicini. Questa è acqua di mare. Come lo sai? Non senti l'odore? Se questo è l'odore, il mare puzza. Guarda, è Thor. Thor, il dio del tuono. Esatto. Non pensavo che ascoltassi quando mamma parlava degli dèi. Ogni tanto. Ha mai parlato di uno che non provava dolore? Oh, credo che sia Baldur, figlio di Odino e Frigg. E Odino è il re. Esatto. Odino, Baldur. Perfetto. Abbiamo gli dèi contro, quindi, ragazzi. Perfetto. Però almeno siamo un dio. Vedo delle rune sul petto. Non riesco a leggere. Dice... Sacrifica le tue armi al centro dell'acqua. Risveglia di nuovo la culla del mondo. Cosa? Gettare le nostre armi nell'acqua. Immagino che non sia un problema per te. Hai intenzione di farlo?
Sì, ovvio. Tanto ritorna. Non ritorna. È tornata indietro. E mo che diavolo succede? E che cos'è quello? E che cos'era quello, raga? Ma che cosa è? Dada! Il serpente del mondo. Il serpente del mondo. Ma questa è la serpe di Midgard, è giù. Ah, grazie. Calmo, ragazzo. Ma certo, è fantastico. Guarda. Sì, per mamma era dolce. Cosa sta dicendo? Non lo so. Vabbè, almeno non vuole combattere, ragazzi. Speriamo. Relitto laggiù in fondo, lo vedi? C'è anche la statua di Thor, però ora lo vedo molto meglio. L'acqua è calata quando il serpente è emerso. Oh, ora c'è una spiaggia che prima non c'era, vedi? Ecco la montagna, guarda, quella costruzione va dalla montagna fino al Tempio Dorato. Era tutto nascosto sott'acqua. A parte la statua, per fortuna no, c'è anche un molo, laggiù vicino alla bandiera. Prima sì, adesso ci andiamo. Saremo i primi a mettere piede qui dopo chissà quanto tempo. Sai chi è quel serpente? È uno dei giganti. È così lungo che può avvolgere tutto il mondo e mordersi la coda. Stai esagerando. Forse. Per me era enorme. Non penso che funzionerà. Da quanto credi che esista? Da molto tempo. Anche troppo. È la strada per la montagna? Sembra di sì. Guarda un po' chi c'è, il bestione barbuto e la sua progenie. Brock. Ho giusto qualcosa per voi due. Brock. Tu come fai a essere già qui? Come hai fatto? Non sono affaracci vostri. Entrate, ho qui qualcosa per voi. E non azzardatevi a fregarmi il posto. L'ho visto io per primo. Ok. Che vorrà da noi? Farci perdere la pazienza. Vabbè, quando si saprà della mia nuova bottega, la gente finalmente accorrerà in massa. Si arrampicheranno l'uno sull'altro solo per sentire il profumo della mia mercanzia. Vedrete! Sì. Ma correte sempre in questo modo? Che roba! Prendi! Quel mucchio di pietre, usando quella chiave di Yggdrasil, ti apre una porta magica per i rami dell'albero del mondo. Una scorciatoia tra i regni. Se ne vedete uno in giro, usatelo per tornare in fretta da me. Ma ha una sola direzione. Porta qui e da nessun'altra parte. In ogni caso, mai, 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 mai dovete gettarvi dal ciglio del sentiero. Se non volete tirare le cuoia. Beh, non credo proprio. Buona fortuna e scatenatevi. Grazie. Ok, ragazzi, quindi in teoria funziona così. Oh. Vabbè, ragazzi, non ci sono altri posti. Siete imbattuti in un tipo trasandato, alto, insensibile al dolore, che sembra ubriaco, ma che probabilmente è solo scemo. Sì. Come pensate che mi senta?
Se volevo fare affari con gli Aesir, aprivo bottega fuori da un bordello. O un'arena. O un'arena di bordelli. Ha detto Aesir? Come gli dèi? No. Fate molta attenzione, voi due! Le strade brulicano di orde di morti più del solito, ultimamente. L'abbiamo notato. Hai idea da dove vengano? Forse non c'è più posto in El. O forse Odino fomenta disordini. O magari si sono persi. Perché non glielo chiedi tu quando ti staccheranno la faccia a morsi? Allora staremo attenti. Fate bene. Brock, cosa sai del serpente nel lago? So che è troppo grosso. No, va bene. Chissà quando ne sappiamo. Va bene, grazie. Ok ragazzi, procediamo per la nostra strada. Il ponte, tra l'altro, bellissimo. E che cacchio è quello, no? Dimmi che qui ci inseriva la spada Enda. Mica il Bipros questo, no, meno male. Preparati! Olè. Combattimento avanzato di Atreus. Atreus si sente più sicuro in battaglia. E ora aiuta Kratos, attacca i nemici. Ok ragazzi. Conosco queste rune. Se trovassimo un codice, potrei tradurle. Te l'ho detto, dovremmo tornare con un codice. Vabbè ragazzi, mi sono fatto un giretto, adesso vediamo che c'è qua dentro. Oh, che cosa sono? Che cos'era? Padre, occhio! Disponibile! Occhio alle spalle! Oh! Oh, è vero, esplode. Ma ragazzi, sono fantastici questi nemici. Non riesco a leggerli. Questo? Non riesco a leggerli. Qui, ragazzo. Un altro. Guarda, il serpente del mondo. È più grande di quanto credessi. Oh, guarda. Ha morso Thor. Oh, ah. Lo morderà, almeno sembra. Va bene, ragazzi. Andiamo. Non riesco a leggere. Va bene. Va bene, queste pietre sono strane. Che puzza! Veleno. No, 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 è meglio che. Ok. Ok. Va bene ragazzi, direi che per questo episodio possa essere tutto. Noi ci vediamo con l'episodio 5 sabato prossimo ragazzi. Un saluto per Gemma Zerotta. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao. Ciao.